L'archivio del Cardinale Martini è certamente una ricchezza assoluta anche per scoprire la sua figura, non solo i tempi dell'Episcopato. Ecco, come state orientando il lavoro, a che punto siete e una prima conclusione si prevede già? Allora, abbiamo orientato il lavoro con un progetto della Fondazione che è un progetto di archivio digitale virtuale. Le carte del Cardinale sono in parte depositate presso la Fondazione Martini, in parte abbiamo cercato queste carte fuori e soprattutto nell'archivio storico della diocesi e nell'archivio della diocesi. Stiamo lavorando sui primi 5 anni, abbiamo lavorato di episcopato, e questi primi 5 anni saranno pubblicati online nel sito della Fondazione e resi pubblici il 18 di febbraio. Continueremo a lavorare sugli anni dell'Episcopato e poi stiamo cercando presso altri archivi italiani e stranieri la documentazione che in maniera digitale entrerà in questo grande archivio del Cardinale, e accanto a questo abbiamo questo progetto della Call for Documents che partirà il 18. Chiediamo soprattutto ai cittadini della Diocesi di Milano di condividere con noi, di portare in fondazione, scansionare, far entrare nell'archivio digitale e rendere quindi consultabili a tutti nel sito della Fondazione i loro documenti di Martini. Migliaia e migliaia di documenti. Allora, i primi 5 anni possiamo dire che sono 6.500 immagini digitali fra fotografie e servizi fotografici, circa 204 file diciamo di interventi, omelie, quindi file audio, e poi la Fondazione sta raccogliendo una serie di interviste a collaboratori di Martini e a personalità del mondo della cultura o del mondo ecclesiale che hanno condiviso con Martini un tratto di strada, e dal 18 febbraio saranno disponibili nel sito almeno le prime 20 interviste. Il completamento del lavoro dell'archivio digitale è previsto per il 2019. Chiaramente dal 18 febbraio, con un calendario programmato, renderemo accessibili gli anni successivi dell'Episcopato.